Ciao a tutti ragazzi, nuovo video per la rubrica musicale Press Play. Oggi voglio parlarvi di un brano di un gruppo che io adoro follemente. Postai una foto su Instagram del cantante di questo gruppo perché era il suo compleanno e una ragazza mi ha chiesto se potessi parlare di un brano di questo gruppo e io ho subito accettato. Saluto la ragazza che mi ha chiesto di parlarne, ciao Giulia. Approfitto di questa cosa per dirvi che se volete che vi parli di un brano in particolare, oppure che io scelga il brano di una band che a voi piace tanto, basta che mi lasciate un commento qui sotto tra i commenti, oppure aggiungetemi su Instagram e taggatemi in qualche foto, magari di un artista, magari di un brano, e io vedrò di accontentarvi. Io comunque vi lascio il mio nickname sotto nell'info box, ma anche a fine video, quindi mi trovate come Eleonun su Instagram. Il brano di cui vi parlo oggi si intitola BYOB, non so se si pronuncia Biob, credo di sì, è una canzone appunto dei System of a Down, un gruppo spettacolare i cui componenti sono di origine armena e sono un gruppo bellissimo perché fanno canzoni molto dure, dense, ma i cantanti sono veramente un qualcosa di assurdo perché sono veramente bravissimi. La canzone è stata pubblicata nel 2005 ed è all'interno dell'album Mesmerize, che appunto uscì nel 2005 anch'esso. Infatti, Biob fu la prima canzone ad uscire di questo album. Il genere è l'alternative metal. Il brano nel 2005 vinse la migliore interpretazione hard rock ai Grammy Award ed è presente nel videogioco Guitar Hero World Tour. Questa canzone, come il brano Boom, che invece è presente in Steal This Album, sempre del System of a Down, parla della guerra in Iraq. Infatti, BYOB è l'acronimo di Bring Your Own Bombs, ovvero portati le tue bombe, che è in comparazione molto sottile con Bring Your Own Booze, ovvero portati le tue bottiglie, perché appunto nel testo si parla della guerra in Iraq, quindi dei soldati che vanno in guerra, paragonandolo ad una festa nel deserto. Quindi nelle classiche feste di solito cosa succede? Le varie cose vengono portate dagli ospiti, quindi bottiglie, cibo. Appunto, portati le tue bombe sta a significare, ok, noi veniamo, facciamo guerra, ci portiamo le nostre bombe. E questo è fatto apposta per mostrare le barbarie e i soprusi della guerra. Il testo del brano è portatore di una forte protesta contro la guerra in Iraq e mostra varie analogie con il film di Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Il videoclip è molto significativo in quanto si vede a inizio video una parata, un corteo di soldati che sfilano con delle maschere con su scritte varie parole, ad esempio Die, Obey, God, Bye. Tutte parole che stanno a significare come è diventato adesso il mondo, basato sul consumismo, sulle religioni che molto spesso non vengono prese come tali, ma vengono portate all'estremo, quindi il bigottismo delle persone. Durante il ritornello si vede il gruppo che canta in un nightclub e ad un certo punto subentrano i soldati che vogliono far indossare le proprie maschere a tutti i presenti nel locale. Questa allegoria porta a vedere il popolo schiavo dei soldati, ma anche appunto dei mass media, delle imposizioni che vengono dettate dai governi ed anche dalle distrazioni quotidiane. Analizzando il testo si può notare l'allegoria tra festa e guerra in queste parole. Stanno andando tutti alla festa a spassarsela, danzando nel deserto, facendo esplodere la luce del sole. Nel testo sono presenti anche pesanti critiche al governo degli Stati Uniti con linguaggi sarcastici e provocatori, come si può leggere qui. Carnefici seduti, grondanti petrolio che urlano libertà. Come a dire che l'intento principale degli Stati Uniti è quello di andare a cercare il petrolio e non quello che si dice di liberare un paese da una dittatura. Inoltre salta subito all'occhio la ripetizione di queste frasi. Perché non la combattono i presidenti la guerra? Perché ci mandano sempre i poveri?
Queste tematiche sono spesso presenti nei testi dei System of a Down perché appunto tutti i componenti della band sono superstiti del genocidio degli armeni. Quindi sono tematiche che li toccano da vicino. Avere sentito, questa canzone è molto caotica, molto forte, sia nelle parole sia nel modo in cui vengono cantate e anche nella musica in sé. Il tema di questa canzone è molto forte, molto significativo e devo dire che al primo ascolto non si penserebbe mai che si parli della guerra in Iraq. A me piacciono tantissimo le voci dei due cantanti, ovvero di Daron Malakian e di Sergei Tankian. Sì, sono nomi un po' strani, ma appunto sono armeni, quindi per questo ci sono questi nomi un po' così. Adesso Sergei Tankian si è discostato dal System of a Down, infatti ha intrapreso una carriera solista, però lo stampo della musica e della voce sono praticamente quelli del System of a Down. Vi consiglio di ascoltare Sky is Over oppure Empty Walls, che sono delle canzoni bellissime. Se non conoscete System of a Down, vi consiglio assolutamente di andare ad approfondire questa band. Io vi lascio giù nell'info box link a testo, video e traduzione della canzone, in caso vogliate andare a dare un approfondimento in più. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate voi di questa canzone, se la conoscevate, se vi piace la band, se vi piace il genere e anche se volete una canzone in particolare che volete che io recensisca. Questo era tutto per questo episodio della mia rubrica Press Play. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!